Quando ci sono degli input esterni che ti distolgono da quello che pensi sia il tuo disegno, entrano a far parte della tua mente e ti prendono molto più impegno di quello che gli dovresti dare, proprio per parametri di priorità. Come si fanno a ristabilire quelle priorità, non facendoci trascinare da tutto ciò che dall'esterno ci arriva? Per un giovane soprattutto. Ovviamente la tua domanda è astratta e generica e ti devo rispondere in forma astratta e generica, sennò andiamo sul personale. Se sul personale dobbiamo andare, vado sul mio personale, così non sbaglio. Se volete prendetelo come esempio, ma solo se lo volete. Io non mi faccio condizionare da niente e da nessuno. Ma questa logica, questa presa di coscienza deve essere radicata dentro di te. Cioè devi avere la certezza assoluta di fare quello che stai facendo. Perché appena hai un dubbio sbagli tutto e perdi tutto. Come possiamo fare? Intanto individuare il nostro cammino. Quindi fare un percorso iniziatico. Chi sono? Perché sono qua? Dove devo andare? Chi mi ha chiamato? E qual è la mia missione? Una volta che ho capito chi sono, da dove vengo, qual è il mio cammino, qual è la mia missione, e allora non mi devo fare condizionare da niente, da nessuno. Cioè io devo avere la certezza della chiamata di Cristo. Quindi scendo sul personale, ma sul mio personale posso scendere. Io quando sono stato chiamato all'età di 13 anni, 13 ne ho 61, quindi stiamo parlando di 48 anni di vita, così come la vedi. Io ho lo stesso entusiasmo che avevo nel dicembre del 1977, quando ho conosciuto Eugenio Siragusa, avevo 14 anni esatti, ma da un anno facevo parte dell'opera. Quando ho visto il mio maestro, io da quel giorno ho fatto una scelta. Ci sono stati momenti travagliati della mia crescita, giovane, ragazzo, uomo, adesso anziano. ma non ho mai spostato di un millimetro la mia scelta, mai, nemmeno un secondo. Eppure sono stato giovane, ho avuto le mie fidanzate, ho fatto sport 10 anni, ho fatto tanta radio come DJ, ho fatto tanti mestieri, persino l'imprenditore, ma sempre su questo cammino. Non mi ha dissuaso niente. Quando mi sono sposato, io ho dei figli con delle mamme diverse. Alle loro mamme ho detto: questa è la mia strada, non mi ostacolate, se no vi lascio. Io devo servire il padre. Il padre ha voluto da me dei figli che sono sacri e mi seguono tutti i miei figli, ma non mi ostacolate, perché io mi separo da chiunque tenta di ostacolare la mia missione che Cristo mi ha dato. Non lo so qual è il parametro, sorella, è la fede, la certezza di essere nella verità, però devi dimostrarlo a te stesso che è la verità, altrimenti, come ha detto prima Marco, è fanatismo e esaltazione. La certezza la puoi dimostrare con i fatti, con i frutti, sempre parlando della mia persona, perché non posso parlare di te e di nessun altro fratello. Io ho visto i frutti di quello che la madre mi ha detto, il padre mi aveva detto di fare, e sono qua. Il mondo lo devi abbandonare, devi fare la differenza con tutte le persone che sulla terra hanno scelto il valore assoluto del denaro. Il denaro lo devi disprezzare, odiare,
è il tuo nemico e semmai lo devi utilizzare e schiavizzarlo a tuo favore, per fare del bene, per fare l'opera, per non dipendere da nessuno, ma non devi essere schiava del denaro. Quello è un valore che ci condiziona moltissimo, senza il quale non possiamo vivere. Io non potevo arrivare qui oggi se io non avessi avuto il denaro in tasca, ma nello stesso tempo ordino al denaro di non condizionare i sentimenti. Io amo la vita, amo gli esseri che il Padre mi ha affidato, ho detto ho dei figli, li adoro, ma nessuno, nemmeno loro, mi devono condizionare nel servizio al Cristo. Ecco, la materia non ti può condizionare, ecco. Nemmeno la salute. Se io ho una malattia e devo andare dove il Padre vuole che vado, ci vado, anche se sono in procinto e di fronte alla morte. Se è vero, Lui mi salverà.